conosciuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesetta antica, che in questi giorni ci sta dando l'opportunità di raccontarvi tanti piccoli aneddoti e fatti sulla storia di Padre Pio. 1962, 28 novembre. Monsignor Carlo Wojtyla scrive nuovamente a Padre Pio da Pietrelcina. Perché nuovamente? Perché 10 giorni prima scriveva di pregare per una sua cara amica, Wanda Poltaska, che era stata ricoverata in ospedale d'urgenza all'oncologico di Cracovia. Dopo qualche giorno, la stessa Wanda, il giorno che doveva essere operata, il 21 di novembre, si svegliò senza nessun sintomo. Vennero effettuate delle radiografie prima dell'intervento, ma tutto era scomparso. E la stessa Wanda non sapeva di questa iniziativa del suo amico, caro Wojtyla, di far pregare Padre Pio da Pietrelcina, che aveva conosciuto nel 1948, in questa chiesa. Wanda torna a casa e subito Andrei Poltaski, il marito, scrive un telegramma a Monsignor Wojtyla, che era a Roma. Lo stesso Monsignor Wojtyla, il 28 novembre del 1962, scrive a Padre Pio da Pietrelcina: «Venerabile padre, la donna di Cracovia in Polonia, madre di 4 figlie, il giorno 21 novembre, prima dell'operazione chirurgica, istantaneamente ha riacquistato la salute. Grazie a Dio e anche a te, padre venerabile, io rendo il più grande grazie a nome suo, di suo marito e di tutta la sua famiglia». Anche questa lettera venne direttamente affidata nelle mani di Angelo Battisti, tramite Monsignor Descour. Angelo Battisti si rimette di nuovo in auto, scende qui a San Giovanni Rotondo e va da Padre Pio. Sul suo tavolo, nella sua cella, Padre Pio aveva ancora la lettera di 10 giorni prima. Prende questa lettera insieme a quella che è arrivata quel giorno e la consegna a Battisti. E Padre Pio dice ad Angelo Battisti: «Conservale tu queste lettere». Angelo Battisti non capisce perché deve conservare queste lettere, così come non capì quella espressione di 10 giorni prima: a questo non possiamo dire di no. Lo capirà soltanto molti anni più tardi.